importanti arbitri a carattere sia nazionale che internazionale. Voglio prima di farti insomma le domande riguardo a quello che è la tua situazione attuale, quindi di arbitro, volevo rivisitare con te la, gli inizi, i primordi della tua carriera. Sei stato medaglia di Mischia, quindi fino all'Under-19, e appunto ti chiedo perché di questa scelta di diventare arbitro, anche perché mi è stato detto che non eri nemmeno medaglia di Mischia estremamente. La domanda spesso me la ripetono in tanti. Infatti la mia attività è iniziata abbastanza presto ed è venuta praticamente un po', diciamo, casualmente, nel senso che è stato un periodo un po' particolare della mia vita, che ho perso, a mancare mia mamma, e quindi diciamo che è un po' parzialmente allontanato dal campo di gioco. Dopodiché però ha inciso molto. Il mio ex professore di scuola, il quale attualmente ha anche un assessore, cioè colui che poi giudica la performance degli arbitri, che mi ha invitato a provare questo mondo. E come sempre capita, si inizia per gioco, perché è una cosa che ci piace. Certo. Ti ha dato di più il rugby in questo breve periodo o di più il mondo arbitrale, cioè il mondo che poi adesso ti appartiene? Decisamente penso un per tutto il mondo di adesso, sotto l'aspetto arbitrale, tanto, ho ancora tantissimi bei ricordi, sicuramente l'aspetto arbitrale. Ti aspettavi di arrivare a questo punto della porteria? So che ci hai messo, insomma, hai iniziato da giovanissimo e ci hai impiegato comunque un tempo giusto comunque per arrivare quindi ad certi livelli. Nel 2002 hai fatto l'esordio appunto con, adesso mi manca il nome perché me l'ho segnato, vabbè mi manca. E cioè, hai fatto il tuo primordi sull'Excellence Cup, che mi ricordavo il cup ma non mi ricordavo insomma qual era la cosa. E volevo capire un attimino insomma quali sono poi come ti senti ad essere arbitro, quale responsabilità ricopri, se ti sentivi di avere più responsabilità prima che giocavi a rugby, perché comunque mi dicono che non è un ruolo stupido, o se senti più le responsabilità addosso di arbitro. Partendo dalla prima domanda, ho sempre creduto di avere di fare bene, e quindi ho sempre creduto di poter fare meglio nell'attività che facevo, quindi là. Poi è chiaro, le coincidenze, i momenti hanno inciso sicuramente sul percorso mio personale. Indubbiamente sono due momenti diversi, se si parla di una carriera in generale, fare un giocatore diretto e poi dopo passare all'arbitro, come se fossero due mondi praticamente diversi. Ovviamente non è di distinguere entrambi, però ripeto, sicuramente fare. Scusami se ti interrompo, non ti sei pentito della scelta che hai fatto di diventare arbitro? Assolutamente. Perfetto. Senti, la situazione arbitrale italiana, quindi arbitri italiani, a che punto sta? Si fanno passi avanti. Piccoli passi, ma comunque si procede andando verso il su. È chiaro che noi ci confrontiamo con delle realtà dove rugbisticamente sono molto più evoluti di noi, e quindi praticamente ci mettiamo un pochettino in più. Abbiamo esordito nella competizione rugby con la classe italiana, dove il primo anno assolutamente non abbiamo fatto male. Fatto sta che l'anno successivo sono aumentati il numero delle partite, quindi non male, si deve fare ancora tanto, ma si fanno sempre piccoli passi verso in su. Quindi siamo ancora molto distanti dalla situazione internazionale, come gli altri internazionali. Dipende cosa ti riferisci per la situazione internazionale. Se ti riferisci al Sei Nazioni, credo che siamo ancora più lontani, siamo ancora parecchio indietro. Se ti riferisci invece a competizioni come Heineken, Amlin e così via, attualmente siamo impiegati in 4 arbitri, direi con buoni risultati, ripeto, dobbiamo lavorare, dobbiamo fare tanto per essere pronti poi, mi auguro quanto possa succedere, a fare il sacco delle selezioni. Faccio un'altra domanda, il rugby in Italia come sta?
Faccio una piccola premessa che comunque insomma, l'Italia ha fatto quest'ultima partita di 6 nazioni sabato scorso e diciamo con un risultato anche un po' inaspettato rispetto alla verve di come aveva iniziato nelle prime 2 partite. E abbiamo visto un presidente Dondi molto amareggiato, ha fatto anche una forte critica ai microfoni di Cristina, l'inviata della La 7, e ho sentito appunto che si è sentito un po' vergognato di questa situazione, vedere comunque gli irlandesi che gli facevano questi sorrisini e lui che doveva chinare il capo. Come la vedi questa critica e questa situazione? Bisogna dare del tempo al nuovo allenatore, come sempre. È ovvio che le prime partite ci hanno dato qualche speranza o qualche illusione in più nei confronti dell'Irlanda. Però forse ci dimentichiamo che ci stiamo confrontando con l'Irlanda e che non è sempre semplice riuscire a competere. L'amarezza che resta è quella di non aver portato a casa la partita con l'Inghilterra, dove francamente a me personalmente bruciò. Sì, assolutamente sì, io che ero all'Olimpico posso assolutamente confermare dal vivo che è stata dura la botta. Faccio quest'ultima domanda. Nella tua carriera, quindi che sicuramente sei ancora in ascesa come arbitro, c'è qualcosa che non hai fatto ancora e che vorresti fare? No, tutto quello che ho fatto l'ho fatto perché ho voluto e sono soddisfatto di quello che ho fatto e sono anche convinto che posso fare sempre di più e meglio. C'è qualche errore che ti rimproveri? Sì, a tutte le partite. C'è qualcosa che andrà. Perfetto. Io ti ringrazio, sei stato disponibilissimo e in bocca al lupo per la tua carriera. Grazie mille, grazie ancora. E di nulla.